FVIP, il web dipinge Francesco Monte come un maschilista, pioggia di polemiche. Una ragazza fidanzata non può andare in vacanza da sola, le nuove affermazioni dell'ex tronista scatenano gli utenti sui social. Francesco Monte è uno dei personaggi più discussi della terza edizione del Grande Fratello VIP. Questa volta il web è tornato ad accusarlo, per il fatto che il concorrente spesso si descrive come un uomo all'antica. Non è la prima volta che l'ex tronista di Uomini e Donne finisce nell'occhio del ciclone, da quando partecipa a reality. In passato era stato pesantemente criticato, per essersi espresso in modo piuttosto controverso sui baci saffici. In seguito, durante una lite con Giulia Salemi, aveva apostrofando la sua coinquilina come una bambina maleducata e viziata, video. Il bel tarantino ne ha combinata un'altra delle sue. Durante una discussione avvenuta con la modella italo-persiana, Monte ha lasciato intendere che nella vita di coppia una donna non può andare in vacanza con le amiche o da sola. A mettere nei guai il concorrente ci ha pensato anche il sito ufficiale del GF che ha pubblicato per intero il pensiero del ragazzo. Francesco ritiene che in coppia sia necessario rinunciare ad alcune libertà. Come ad esempio quella di concedersi viaggi da sole o con le amiche. Dopo tali affermazioni, il popolo del web si è scagliato contro Francesco Monte. Molti utenti infatti, hanno definito l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez come un maschilista. L'accusa di Striscia la Notizia, un raccomandato. Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda giovedì 23 novembre, Enzo Iacchetti ha lanciato il collegamento con il Grande Fratello VIP con una frase piuttosto forte, vi lasciamo a reality, con quel super raccomandato di Francesco Monte. Un'affermazione che rafforza la teoria secondo cui il tarantino sarebbe protetto dagli autori del programma e da Alfonso Signorini. A bel Francesco viene rimproverato il fatto di essere arrivato direttamente in finale, senza mai finire in nomination. Scontro tra Giulia Salemi ed Andrea Mainardi. Giulia Salemi e Andrea Mainardi sono stati i protagonisti di una lite piuttosto accesa, a causa di uno scherzo di cattivo gusto. Walter Nudo e la Salemi hanno trovato una somiglianza tra lo chef ed un dipinto nella caverna raffigurante una figura con le corna. In seguito Giulia ha preso del cibo per lei e Walter, così Mainardi ha replicato, ci tieni a Nudo. Continuò? A quel punto la modella è andata su tutte le furie, video, apostrofando Andrea come una persona acida. Di conseguenza lo chef ha bacchettato la sua coinquilina, tu mi ha dato del cio, offendendo mia figlia e la mia fidanzata. Vedi tu.